Il 3 dicembre 1898 viene fondata la Società Protettrice di Arti e Industrie Decorative nella regione emiliana. Con l'appoggio della Camera di Commercio nasce quindi Emilia Ars. In una nota sul frontespizio dell'opuscolo, contenente poi lo statuto, viene precisato che noi per regione emiliana dobbiamo intendere quella fascia di terra che va da Piacenza a Rimini e che era la vecchia Emilia degli antichi romani. Nasce quindi una società per azioni. Sono tutti privati, tranne una ditta, la ditta Coltelli, sono argentieri e sono presenti ancora oggi a Bologna. Nasce senza fine di lucro, ma con il semplice scopo di rieducare l'occhio e la mano al bello, con lo scopo preciso di rendere esteticamente migliore tutto quello che potesse essere arredamento e abbellimento per la casa, la città e poi in seguito per la persona. Sarà un gruppo bolognese di artisti, di artigiani e i principali personaggi che entreranno in questa società. Però ci sarà anche un seguito di botteghe artigiane della Romagna, come ad esempio nella zona di Faenza, ricordo le ceramiche Minardi o l'ebanisteria Casalini o la ditta Matteucci, ad esempio, per i ferri battuti. Ma per capire meglio in cosa consisteva, qual era lo spirito di Emilia Ars? Io ho piacere di leggervi alcuni di questi articoli dello statuto in modo che voi stessi possiate comprenderlo. L'articolo 2 dice: la società si propone di promuovere e facilitare lo studio, la buona produzione e la commerciabilità delle arti decorative e industrie artistiche nella regione emiliana, allo scopo preciso che quanto arredamento e decoro interno della casa acquisti una praticità migliore e un migliore senso artistico, cosicché, aumentandosi nella ricerca e nella produzione, ne venga profitto agli artisti, agli industriali e agli operai. L'articolo 3 dice: la società si adopererà all'uopo procurando buoni disegni e buoni modelli agli esercenti codeste arti e industrie, i quali, sottostando a determinate condizioni, ne facciano richiesta. Concederà il proprio patronato e il proprio magazzino di vendita ad ogni produzione del genere che fosse giudicata conforme agli intendimenti della società stessa. Terrà aperta una mostra permanente, dirigendo la vendita delle cose ivi accettate, curando con mezzi di pubblicità, con scambio e corrispondenze, che queste produzioni siano conosciute anche lontano. Sarà importante nel 1900 l'apertura del negozio in via Ugo Bassi a fianco a un hotel, l'Hotel Brun. L'Hotel Brun è l'hotel forse più bello e più importante di Bologna. Dobbiamo ricordare che in quegli anni Bologna sicuramente non aveva il turismo che ha acquisito in questi ultimi anni, ma rimaneva comunque un importante nodo stradale e ferroviario. Si trovava al centro delle tappe di magari questi lunghi viaggi che portavano le persone dal sud al nord e viceversa, o comunque dal centro Italia verso il nord. Per cui in questo hotel dove potevano soggiornare, potevano fermarsi quelli che potevano essere gli uomini della finanza, i grandi imprenditori, cantanti, attori, uomini di cultura. Ecco allora che l'apertura di questo negozio poteva almeno garantire una possibilità di vendita proprio perché le persone che risiedevano in questo hotel erano piuttosto facoltose. L'articolo 4 ci dice: possono essere chiamati a far parte del consiglio signore e signori indistintamente. È una scelta molto moderna perché viene visto l'elemento femminile come paritetico alla guida della società. L'articolo 10 dice: è fatta facoltà al consiglio e alla commissione esecutiva di accettare alla mostra, in deposito gratuito dai proprietari, oggetti di arte antica retrospettiva, che siano giudicati buoni modelli agli artisti, come anche opere o campioni di fattura moderna nazionale e straniera, di cui la conoscenza potesse giovare agli artisti, agli artefici e ai committenti. Che cosa vuol dire? Che viene accettato in mostra, e saranno i bolognesi stessi a portarli, vecchi oggetti ritenuti idonei per riabituare quest'occhio e questa mano al bello e necessari per gli artigiani e gli artisti in confronto con lo studio delle opere del passato. Ma quali sono queste opere? Io ho parlato di industria artistica, ma questa industria artistica che cosa vuol dire? Quali sono le attività che va a coinvolgere? In realtà le coinvolge tutte, ne coinvolge tantissime. Ad esempio, possiamo parlare dei gioielli, degli argenti, le stoffe, le carte d'apparati, poi il legno, i marmi, i ferri battuti, il cuoio bulinato, le maioliche. Il merletto in questo momento non c'è ancora. E
entrerà a farne parte più tardi. Ma gli vanno ricordati sicuramente i gioielli, sarà perché io sono affascinata dai gioielli Liberty e credo che quelli di Emilia Ars abbiano ancora un qualcosa in più. Questi gioielli molte volte vengono tratti da quelle che sono le opere d'arte bolognesi, della pittura bolognese o italiana, come ad esempio il caso del Francio e del Raffaello, e forse quello più significativo è quello che viene estrapolato dalla Primavera del Botticelli, che poi prenderà il nome dipendente Bevilacqua Ariosti. Ma se viene fondata una società c'è bisogno di artisti, se si vuole difendere quest'arte decorativa. Le botteghe artigiane ci potevano essere per mettere tutta la loro qualità, tutta la loro esperienza su quello che poteva essere la pratica, ma ci volevano i nuovi disegni. Allora, come trovare questi giovani artisti? Tramite 24 concorsi a premi. La società, io ho appena detto che è stata fondata il 3 dicembre del 98, ecco allora che nel gennaio del 99, quindi un mese, possiamo dire un mese dopo, viene indetto questo concorso, a questi 24 concorsi a premi, in cui si cerca di attirare l'attenzione dei giovani artisti e trovare delle idee nuove da proporre per quanto riguarda il discorso di, ad esempio, i mobili, gli armadi, i soprammobili, tutto quello che potesse essere decoro per la casa. Di questi concorsi a premi io ho sempre avuto la curiosità del numero 14, perché visto che vengono indetti da Alfonso Rubiani, credo che in questo concorso, diciamo, salti fuori la sua personalità. Lo leggo. Perché non continuare la tradizione antichissima che accordò sempre l'onore dell'abbellimento alle sorgenti del calore e della luce? Camini, stufe, lampade? Noi mandiamo volentieri un concorso per armadiolo, custodio, parafuoco di caloriferi a vapore che nasconda la rozzezza dell'apparecchio. Ma che cosa vuol dire? Che Alfonso Rubiani è vero che guarda un occhio al passato e uno all'avvenire, ma in realtà non accetta completamente questo avvenire, se questo avvenire non è esteticamente bello. Per cui chiede in questo concorso di poter creare un qualcosa di bello che possa coprire un oggetto moderno brutto, come ad esempio il calorifero. E questi concorsi saranno di vario genere, come dicevo, riguarderanno tutto quello che è decoro per la casa. Si partirà ad esempio con un piccolo premio di 20 lire per un candeliere, fino ad arrivare a 250 lire per gli stipiti e le cornici da esterno per le finestre. Uno di questi concorsi sarà vinto da Baruffi, che poi diventerà amico, fraterno di Rubiani, e con la società Emilia Ars lavorerà parecchio. Sarà infatti incaricato anche successivamente di realizzare l'emblema della società, ma lavorerà soprattutto sugli ex libris e sui tessuti. Ma a questi concorsi non parteciperanno tantissimi artisti, forse per la cifra che era messa in palio. E gli stessi artisti non porteranno in realtà delle grandi novità, ma sicuramente possiamo dire che Emilia Ars continuerà a ricevere sempre più consensi proprio perché in Italia aveva fatto veramente qualcosa di nuovo. Nessuno ancora aveva avuto un'idea così vincente come quella di riunire tutte le arti applicate di una stessa regione. Il 26 ottobre del 1900 all'Emilia Ars si unisce un'altra forma d'arte, che è quella del merletto. Sarà voluto e seguito in maniera impeccabile da questa sua fondatrice, che sarà la contessa Lina Cavazza, di cui abbiamo parlato anche nella prima puntata. Una tappa importante per la società sarà senza dubbio la prima esposizione internazionale di arte decorativa moderna, Torino nel 1902. Si deciderà di partecipare a questa esposizione internazionale, il cui scopo era quello di portare la semplicità e di creare al tempo stesso quella che è una relazione molto naturale tra la materia e l'uso per il quale questa materia veniva lavorata. Sarà un'esposizione dove gli artisti sogneranno di portare la rivoluzione dell'arte decorativa, ma soprattutto quello che sarà importante di Torino sarà il fatto che si allestisce un'esposizione dove, accanto a quelle che sono le mostre parallele a carattere,
possiamo dire prettamente industriale, dall'automobile che era praticamente appena nata, alla fotografia giovanissima, alla parte vinicola, olearia, eccetera, comprende esclusivamente le arti decorative e industriali, rinunciando per la prima volta al prestigio che veniva conferito in tutte le manifestazioni a quelle che erano considerate le arti maggiori. E questo viene soprattutto e evoluto soprattutto dai promotori dell'esposizione stessi, che videro per la prima volta un collegamento, un legame che sicuramente non era facile e non era facile da fare capire che si stava instaurando tra l'arte e l'industria. Ma Emilia Arce che cosa porterà? Di Emilia Arce è già l'entrata di quello che oggi noi chiameremo lo stand, la sezione Emilia Arce colpirà il visitatore. L'entrata è una grande vetrata in puro stile Liberty con la frase tra il Po, il Monte e la Marina. Questa è l'Emilia, che si trova tra il Po, il Monte e la Marina. Dobbiamo ricordare, come già ho detto, che tutto quello che viene rappresentato dalla società ricorda quello che è la flora e la fauna più spontanea. Ma troveremo tantissimi oggetti, si potevano ammirare i cancelli in ferro battuto che saranno osannati dalla cronaca di tutti i giornalisti, come quello di Matteucci di Faenza, composto ad esempio dalle foglie di ipocàstano, il cancello di Sant'Emingazzi, la lampada votiva della chiesa di San Francesco, oppure il cancello Macaferri su disegno di De Cole con le melagrane. Al centro della stanza ci sarà una vetrina bifacciale che conteneva all'interno diversi libri che venivano relegati in cuoio bulinato. Poi non potevano fare che bella mostra di sé tutto quello che potevano essere i merletti ad ago, i ricami sulla tela, quelli che erano voluti, stati voluti fortemente dalla contessa Cavazza. E qui c'è solo l'imbarazzo della scelta: camicette, cuscini, lenzuoli, tovaglie, pizzi, ricamato appunto reticella, appunto in aria, famosissima la tovaglia Strozzi. Poi abbiamo le opere in marmo, c'è ad esempio la fontana dei Romagnoli o la porta di marmo della ditta Venturi. Ci saranno i gioielli, come ad esempio quello riprodotto dalla Santa Cecilia di Raffaello della ditta Marchi e Figlio, e fino a una quantità incredibile di mobili, quest'ultima però esposta nella sezione tematica del padiglione della Galleria d'Italia. I mobili, come dicevo, saranno veramente tanti, dai mobiletti con le ante in cuoio inciso, i tavolini da lavoro, ci sarà l'intero salotto dei Conti Cavazza e ci saranno tantissimi pezzi, come ad esempio la camera da pranzo, gli armadi, i cassettoni, le camicerie, i letti, e questi mobili avranno la particolarità di vedere non solamente una lavorazione lignea, ma anche l'inserimento di quelli che potevano essere vetri ornati di fiori e le ceramiche negli stipi. Ci saranno gli ex libris di Baruffi, i cartelloni di Ludovico e Bompard. Ma quale sarà l'opinione dei giornalisti? Ma si potrà dire che nel complesso questa mostra di Emilia Arce non procurerà uno sguardo nuovo, diciamo, e uno stupore, anzi rimarrà purtroppo chiusa molto nella tradizione. Prima io ho detto che gli artisti e comunque coloro che amavano l'arte sognavano la rivoluzione di quest'arte decorativa. Emilia Arce fa non rivoluzione, ma tradizione. Per cui si sente in Emilia Arce, soprattutto su un discorso del mobile, un mancato confronto con tutto quello che potrebbe essere internazionale, per avere poi un mercato molto più ampio. Ma come verrà detto, questa è la sua forza, ma questa è anche la sua debolezza. Emilia Arce vincerà il diploma d'onore, la consacrerà capace di grande innovazione, ma purtroppo non gli garantirà una lunga vita. Chi tenta spesso, sia nella vita che nel lavoro, di fare qualcosa di nuovo, di aprire una nuova strada, spesso ha sicuramente un grande merito, ma il merito molte volte lo sconta come se fosse una colpa. E come dicevo, non gli sarà garantita una lunga vita, perché già nel 1903 sarà costretta allo scioglimento della società. Questo scioglimento porterà poi all'asta dei pezzi rimasti presso l'Hotel Baglioni di Firenze nei primi giorni del 1904.
Cosa succederà? In una memoria dattiloscritta della contessa si legge che una delle ragioni che hanno portato a questo sta nel fatto che l'istituzione, lei dice, non fu ben compresa, non ebbe l'aiuto che si sperava da tutti i cittadini, che anzi, insiste, le crearono ostacoli. Gli stessi operai non assecondarono la società, la quale aveva l'unico intendimento di dirigerli e aiutarli. Essi cominciarono a lavorare coi nostri disegni, per ordinazioni dirette, prezzi minori che per la società, la quale per aprire negozi, pagare impiegati, sopperire alle spese di esposizioni, eccetera, eccetera, doveva pure mettere la piccola percentuale del 10% sui lavori eseguiti. Poi tra loro stessi cominciò la concorrenza al minor prezzo e questo fece sì che gli sforzi della società isolata tornarono vani. Le spese inevitabili del principio di ogni industria diventarono capitale sociale e si arrivò così alla dolorosa necessità di liquidazione. Però la storia di Millars non finisce così velocemente. I pezzi sì, è vero, vanno all'asta, però è anche vero che falliscono le società, ma non falliscono le persone. Se l'ideale dei fondatori era quello di aiutare, se era quello di fare un qualcosa di buono, un proposito positivo, non era giusto che tutto finisse così velocemente. Nel libretto dei pezzi che andarono all'asta si legge una frase che io ripeto sempre perché credo che sia una frase che in poco sa dire il tanto. Fioritura di un giorno che in un giorno guadagnò una rinomanza. È stata una fioritura veloce, perché in realtà è durata veramente poco questa Emilias, ma in questo poco tempo quante cose ha saputo fare. Nell'ultimo anno di attività la parte di Merletto e Recamo era riuscita a vendere il doppio di tutte le altre arti applicate unite, per cui i tempi erano pronti per fondare una nuova società, un nuovo Emilias. Ma un nuovo Emilias dedicato esclusivamente ai merletti e ai ricami, appunto antico. Viene fondata la società anonima cooperativa Merletti e Ricami, appunto antico. Si chiede nuovo capitale per la società e quindi ci si rivolge anche ai sovrani e alla regina madre. Alla Cassa di Risparmio, alla Banca Popolare, si cerca di vendere naturalmente più azioni possibili. Verrà disegnato dal Baruffi, di cui abbiamo parlato prima, per il discorso dei 24 concorsi a premi e anche per gli ex libris, un nuovo logo che sarà appunto il focolare, cioè che avrà il significato del lavoro casalingo. Infatti queste donne che lavoreranno per la società non saranno unite sotto un unico tetto, non saranno inserite in un'unica stanza, in un unico capannone, in un'unica struttura, ma ognuno di loro lavorerà a casa propria, sarà un lavoro sussidiario, casalingo. A chi è rivolto? Sia alle lavoratrici abili, sia a quelle non abili, come ad esempio le bambine che potevano fare benissimo le cose più semplici come gli ordini e le resche, e anche loro, al contrario di tante altre situazioni, altri laboratori, potevano essere pagate. Ma chi saranno queste donne? Che come funzionava questa società da un punto di vista pratico? A tutte le lavoratrici è lasciata libertà di accettare quelli dei lavori nostri che meglio sanno eseguire e di accettarne tanto quanto la condizione individuale permette o la loro necessità esige. Così che mentre appunto non mancano lavoratrici che vi impegnano costantemente la loro giornata, ve ne hanno moltissime che vi dedicano soltanto le poche ore libere dai quotidiani doveri. La paga dipende dall'esperienza e dal tempo di esecuzione. Tutte le cifre, giova avvertirlo, sono rilevate dalle schede personali che la direzione tiene per ogni singola lavoratrice e la registrazione dei loro dati compiuti, pagati dai moduli su cui ogni lavoratrice pone la firma all'atto dei pagamenti settimanali. Gli utili vengono divisi in tre. Un terzo alla riserva, uno ai soci e uno alle lavoranti, distribuito in base alle ore di impiego e di lavoro. Come ho detto, è un'industria sussidiaria e le lavoratrici non sono costrette quindi a spendervi più di tempo e più di quello che vogliono o possono. Si cerca di migliorare il gusto e la tecnica attraverso lo studio dei nuovi modelli antichi e si cerca di provvedere ai nuovi modelli aggiungendo anche diverse tecniche di cucito a mano e di altri ricami, in modo da riuscire a perfezionare l'educazione artistica delle lavoratrici. Ma si pretenderà anche, si pretenderà
attenderà la serietà, ad esempio è quella nel lavoro, come ad esempio sapere bloccare bene i fili, in modo che questo merletto e questi ricami non vadano poi a distruggersi durante i lavaggi. E dice la contessa, fate che l'opera vostra sia perfetta così come è perfetto il materiale che noi vi forniamo. Ma pretenderà anche l'onestà. Dice, esempio con voi stesse, con noi che vi vogliamo aiutare, col compratore e con le compagne che vanno rispettate, difese e aiutate. Ma la contessa anche aiuterà. Inoltre cerca di emancipare queste sue operaie aprendo corsi ad esempio di festivi di disegno, organizza anche delle conferenze specialmente relative al loro lavoro, esortandole a iscriversi ad esempio alla società di mutuo soccorso e previdenza. Lei stessa inoltre pagava le lavoratrici col proprio denaro prima che i lavori venissero venduti, al fine proprio di procurare lavoro alle brave ricamatrici e dare una dignità alle donne delle classi sociali meno ambienti. Una donna veramente molto colta, conosceva diverse lingue, aveva tantissimi interessi e questi interessi veramente cercava di portarli anche verso queste sue ragazze, queste sue operaie. Ma per riuscire a capire meglio la figura della contessa e anche come poteva vedere la generosità, vi leggo alcune righe. A chi le dava dei meriti, lei rispondeva: il risultato si deve sempre attribuire al complesso di tutte le forze e non al solo impulso primo. La persona che ha avuto la fortuna di poter accendere il fuoco scompare. È il fuoco quello che illumina e riscalda. Ma la contessa quindi è una grande imprenditrice, abbiamo visto che aiuterà, pretenderà anche da queste giovani donne. E io ve la faccio notare subito con quest'abito. È un abito che ricorda molto i motivi del Vinciolo in un suo libro del 1600. È una vera e propria imprenditrice perché crede nel suo prodotto e in questo caso proprio lo indossa. E sarà lei stessa a mobilitarsi insieme ad altre, chiamiamole commesse viaggiatrici, che vanno a stringere in giro per l'Italia e per l'Europa poi dei vari contratti per cercare di riuscire a vendere i propri prodotti ovunque. Saranno intensificati in questa società infatti i viaggi, ma anche le mostre, le partecipazioni alle esposizioni. E questi rapporti tra l'Italia e l'Europa saranno molto forti, ma soprattutto lei vorrà conoscere le mode e le novità degli altri paesi in modo da essere in grado di proporre dei pezzi sempre moderni. Quindi ci sarà una grandissima rete di vendita, soprattutto con l'estero. Quindi ci sarà una grande strategia di diffusione e di vendita, soprattutto in quelli che erano i grandi alberghi o ad esempio i tragitti in nave, le navi da crociera, cioè negli ambienti veramente benestanti. Ci sono tantissimi articoli, soprattutto io ricordo la stampa di Torino, ma tantissimi articoli che parlano delle feste di Natale oppure di questi viaggi, dove è presente questa Emilia Arce nei luoghi importanti, nei momenti in cui si potevano fare i regali alle persone importanti. Ma poi ci sarà anche una disponibilità di questa Emilia Arce nei confronti di quello che è la cosa che ancora oggi è importante, cioè il fatto su misura, cioè il pezzo unico su richiesta del cliente. Ecco allora che da quello che noi abbiamo potuto vedere saranno importanti diverse figure, come ad esempio la responsabile dei rapporti con la clientela che doveva conoscere perfettamente diverse lingue in modo da destreggiarsi egregiamente sia nel parlato che nello scritto per quanto riguardava gli ordini. Io ricordo che lo stesso Rubiani in una lettera del 1908, ci parla di una certa signorina Gregori, come colei che ad esempio si trovava all'estero per avere i primi contatti con i clienti. E tale signorina viene anche nominata in un articolo della stampa del dicembre del 1907. Sarà altrettanto importante la figura della responsabile del disegno, perché doveva capire i desideri del cliente e cercare di rendere semplici per la compressione alla merlettaia. Ma allora, chi sarà questa forza lavoro?
Noi abbiamo capito che cosa veniva richiesto loro. Abbiamo capito che le prime sette ragazze povere venivano prese a casa nel palazzo dei Cavazza in centro, in via Farini, e poi verrà insegnato a tante altre ragazze, ma verrà insegnato anche alla maestra elementari e alle monache, in modo che queste più velocemente potessero insegnarlo anche ai loro allievi. E allora la forza lavoro sarà tanta. La forza lavoro sarà dalle campagne alla città. Dobbiamo ricordare, ad esempio, che è un momento in cui la nobiltà decade. Non possiamo parlare solo di miseria delle campagne, ma parliamo anche di quella nobiltà che non aveva mai dovuto lavorare. E in questo momento storico si dibatte con ristrettezze economiche. Ecco allora che molte nobildonne chiedono di poter imparare questo punto e poterlo fare dentro casa propria, in modo da poter aiutare la propria famiglia con questi guadagni, però con il vantaggio di non farsi vedere. Nascono tante scuole. Il Conservatorio di Santa Maria del Baracano, che era nato originariamente nel 500 come ospedale per pellegrini, ma poi che nel corso dei secoli era divenuto sempre più una confraternita, in grado di accogliere delle giovinette per dare loro un'istruzione e un lavoro onesto. Negli ultimi anni dell'Ottocento queste ragazze avevano appreso queste tecniche di merletto, ricamo, tessitura e sartoria, in modo particolare questo merletto. E quindi Santa Maria del Baracano diventerà uno dei luoghi in cui verranno prodotti i pezzi migliori di Emilia Arce. Da ricordare è anche la scuola del Sacro Cuore di Gesù. Sacro Cuore di Gesù è una chiesa dove per il primo decennale eucaristico venne regalata dalle ragazze, dalle signore che facevano parte di questa parrocchia, questa tovaglia per altare, dove le lavoratrici di ogni età, di ogni condizione, vollero appunto unirsi per fare quella tovaglia la più ricca e squisita che potesse uscire dalle loro mani. Infatti uscì questa enorme tovaglia che doveva ricordare in 12 quadretti le promesse del Sacro Cuore. Pensarono infatti di ricamare queste 12 scenette su una tela finissima, sottilissima, con dei colori molto sobri e armoniosi, e si dice che per rendere i punti più sottili e lucenti vennero utilizzati anche i capelli delle ragazze stesse. E attorno a queste scenette lavorate e ricamate su questo tessuto chiarissimo, delicatissimo, ci sono tante cornici di merletto meraviglioso. E queste operaie lavorarono per 2 anni solo la domenica e riuscirono a dare vita a una tovaglia che è meravigliosa, è ancora perfettamente intatta e chi ha la possibilità in determinate giornate viene esposta nell'altare maggiore proprio della Chiesa del Sacro Cuore a Bologna. Poi, come ho detto prima, ci saranno diverse insegnanti e anche le monache che insegneranno questo punto, soprattutto le monache dell'ordine delle Minime della Dolorata. Saranno in modo particolare quelle di San Giovanni in Persiceto, di Castelfranco, Spilamberto e anche di Baricella. Le Minime della Dolorata erano e sono tuttora un gruppo nato su volere della Santa Clelia Barbieri, per cui è nata alle budre di San Giovanni in Persiceto, per cui a maggior ragione queste monache potevano in questi territori portare questo tipo di merletto. Ma nello stesso castello dei Conti Cavazza si viene riattivata una filanda. Infatti viene chiesto a un'anziana del luogo, l'Adelina, di insegnare alle giovani contadine della zona a tessere delle tele bianche o grezze con piccoli motivi geometrici, per cui anche il castello, quindi questa dimora di campagna dei Conti Cavazza, si riattiva per fare poi i tessuti nei quali verranno poi abbelliti con i ricami e i merletti di questa società. Sarà importante l'Istituto Femminile d'Arte e Mestieri Regina Margherita, che poi negli anni diventerà Sirani, e in questo caso saranno inseriti, come per la Santa Maria del Baracano, varie
materie come ad esempio il cucito, la sartoria e anche appunto i merletti e ricami poi venduti dalla società Emiliars. Io ci tengo in modo particolare a leggere uno stralcio di un articolo di Nicoletta Barberini Mengoli del 2002, in cui c'è un'intervista a una delle ultime merlettaie di Emiliars. Questa merlettaia si chiamava Bicelami. Bicelami è una delle ultime merlettaie rimaste, è morta poco dopo questa intervista, però vi faccio capire dalle parole di quella che era una giovinetta negli anni 20 e 30, come poteva essere entrare a far parte di questa società. Nel 1930, quando entrai, la scuola era condotta da quattro signorine. Una disegnava, una impostava il lavoro e due insegnavano alle 20 allieve. La contessa era una donna buona e generosa, afferma. Viaggiava molto per accogliere quelle ordinazioni che venivano poi eseguite dai nostri lavoranti esterne. Il punto di riferimento era il negozio di Via Farini. Le lavoranti non avevano mai contatti con i clienti e quindi, se non in rari casi, non sapevano perché eseguivano quegli invisibili milioni di punti, senz'altro per importanti e nobili famiglie bolognesi. Sicuramente però ricamato per Maria José Ricorda, la quale, in ringraziamento per il lavoro eseguito, mandò alla scuola un cofanetto pieno di dolci. Il corso di ricamo durava 4 anni, ma dopo 3 la contessa la ritenne pronta per essere una lavorante esterna retribuita. Inizia così la sua carriera. Andava al negozio, prendeva la riproduzione del disegno originale eseguito da Rubiano dai suoi collaboratori, tornava a casa e, impostato il lavoro, iniziava il ricamo. La bravura dell'esecutrice consisteva nell'interpretazione tecnica, ma anche artistica, del disegno, facendo risaltare al massimo in un interscambio di punto a cordone, punto smerlo e punto chiaro. Dice Bicelami: noi anziane abbiamo conosciuto gli anni d'oro delle Emiliars. Con un pezzetto di tela, un disegno e un po' di refe sapevamo dover trarre un gioiello. Ma noi abbiamo visto che Emiliars ha un occhio attento al futuro e un occhio attento al passato. L'occhio attento al passato è senza dubbio quello che serve per scrutare quello che è il buon gusto, ritornare a fare la qualità. E questa qualità, per quanto riguarda il merletto, va sicuramente a rifarsi a un libro in particolare, che è il libro dei lavorieri. Sarà questo infatti il quaderno studio, il libretto studio, grazie al quale poi molte ragazze impareranno a fare questi punti. A Bologna, infatti, dobbiamo ricordare che tra il 1500 e il 1700, in accordo poi con tante arti, prendono piede soprattutto l'arte della tessitura, del ricamo e anche delle trine. E Bologna è la città in cui si pubblicano diversi libretti per trine e merletti, e tra questi il più importante è proprio quello del Passerotti, che prende il nome di Libro dei Lavorieri. Lui non precisa il suo nome, ma si ferma a appunto Passerotti e si pensa sia Aurelio. Ma quello che rende importante questo libretto non è semplicemente il fatto della trina, del merletto rappresentato, ma il fatto che anche legato a una storia di costume locale, proprio perché al di là della prima pagina, la prima tavola dedicata alla duchessa di Ferrara, le altre 27 tavole presenti saranno dedicate ognuna a una gentildonna bolognese. In queste tavole si trovano due cognomi: il cognome della nascita di questa nobildonna e quello acquisito poi con le nozze. In questi fascicoli, in queste pagine, ci sarà la possibilità quindi di vedere gli stemmi di queste famiglie, di capire come si sono fusi, come si sono fuse questi, gli stemmi delle due famiglie, quelle della casata originale e quella del marito. E sarà importante anche capire
che Passerotti si comporterà, diciamo, in maniera un po' furba, nel senso che dedicando questo libretto a Margherita Gonzaga d'Este, sicuramente patrona di tutte le arti, perché aveva questa passione per il canto, per la musica, ma tutte le arti in genere, si toglie anche il pensiero di dedicarlo a una nobildonna in particolare. In questo modo non è andato a dinamicarsi tutte quelle che potevano essere le donne del patriziato bolognese. Il modello che viene, il libretto che viene utilizzato dalla contessa Cavazza per fare poi da scuola alle sue allieve è quello che si trova nella biblioteca di Casa Malvezzi. È un libro purtroppo non completo, perché alcune tavole, dobbiamo ricordare che soprattutto in quei secoli, nel 1500, nel 1700, venivano utilizzate direttamente dal libro. Che cosa vuol dire? Che molti libri venivano fisicamente distrutti da chi poi li doveva eseguire i merletti, perché venivano tolti i fogli e lavorati direttamente. Ed è per questo che, soprattutto per quanto riguarda il discorso del merletto, è più facile trovare libri incompleti che libri completi, proprio perché le lavorazioni venivano effettuate direttamente su quei fogli. Il libro che si trovava in casa Malvezzi nel 1980 venne poi acquistato dal Ministero dei Beni Culturali e oggi si trova presente nel Palazzo d'Avanzati di Firenze. Ma è interessante sapere che cosa ci dice il marchese Nerio Malvezzi. Dice: il libro dei disegni cinquecenteschi, che probabilmente per ragioni domestiche si conservava nella mia libreria, sarebbe rimasto un documento, sia pure interessante, ma sterile, se la genialità della contessa Lina non l'avesse, per così dire, reso vivo e fattivo. Questo è vero, i libri rimangono documenti interessanti ma sterili se non c'è qualcuno che gli dà vita. E la contessa gli ha dato tanta vita. Di libri di questo artista, di questo Passerotti, di libri dei lavorieri, ne esistono altre copie. Ne esiste uno in Germania, anche questo incompleto, uno in Biblioteca Vaticana, che è diverso, sembra quasi una seconda uscita, e poi ce n'è uno completo, ed è l'unico completo al mondo, che si trova nella biblioteca di Forlì. I modelli del Passerotti erano molto diversi da quelli veneziani dello suo stesso tempo, come ad esempio quello di Vecellio, del Vinciolo, ma sono piuttosto per punto in aria che per reticello. Il punto in aria è quel tipo di lavorazione che permette di realizzare tutto quello che la mente sogna di fare, mentre il punto a reticello è vincolato da una rigidità geometrica. Questa è la differenza. Questo libretto del Passerotti, ma non servirà soltanto come studio per queste giovani ragazze, ma sarà anche il modello grazie al quale verranno realizzati tutti gli stemmi presenti nel libro dalle ragazze per il catalogo che poi verrà realizzato dalla società nel 1928, ma di cui parleremo poi più avanti. Come si realizza fisicamente questo merletto? Io ho già detto che è un punto in aria, per cui vuol dire che viene utilizzato un cartoncino, un supporto, ed è qui il confronto che facciamo con quello che ho appena detto. I libretti venivano utilizzati fisicamente, venivano staccati i fogli e infatti su di un foglio si inizia a lavorare. Molte volte viene messo un cartoncino di sostegno dietro in modo che questo foglio non si rompa. Vengono dati dei punti passanti sopra e sotto questo cartone in determinate posizioni e poi con ago e filo si inizia a lavorare interni a questi punti e a dare vita al merletto. E interessanti sono i cartoncini. I cartoncini ci raccontano la storia di quel periodo. Dobbiamo ricordare che per noi oggi la vita è molto facile, molto semplice. Ci serve un cartoncino, ci serve del filato, andiamo a acquistarne. Molte volte ne acquistiamo di più di quello che magari ci potrebbe servire. Allora non si comprava, ma si riciclava.
Soprattutto nelle scuole venivano utilizzati come cartoncini le vecchie pagelle, gli spartiti musicali, i calendari. Nelle scuole interne, magari alle chiese, come quelle del Sacro Cuore, sì, venivano utilizzati cartoncini dei matrimoni, dove erano presenti i nomi dei due sposi. Insomma, saranno tanti questi cartoncini e i più rigidi serviranno per fare le sagome dei vari lavori. Ecco, questo è veramente il momento d'oro, quello che va dal 1906 più o meno al 1925, è il momento d'oro delle Media Arts. Qui nascono veramente le grandi opere. Una volta appresa la tecnica del passato, aver studiato questi pezzi del Passerotti e di altri della sua epoca, Emilia Arts darà vita a questi disegni fantastici di epoca Liberty, dove i grandi come Rubiani, Casanova, Fiorini, Pasquinelli, ma tantissimi altre daranno vita alle volute, a questi pavoni, alle immagini di questi giardini fantastici, bellissimi, dove la natura, come ho detto prima, è una natura spontanea, ma è una natura fantastica.